il vero uomo protegge, si batte, risolve i problemi. Il vero uomo non deve mai mostrare debolezze. Gli è assolutamente vietato mostrare sentimenti, emozioni o piangere. Un vero uomo deve essere ricco, forte e muscoloso. Deve essere in grado di occuparsi del sostentamento della propria famiglia, mentre la donna si deve occupare della casa e dei figli. Questo modello comportamentale è da sempre prevalente nelle società patriarcali. Un modello che stabilisce ruoli e compiti e che, se da una parte privilegia la figura maschile, dall'altra la ingabbia in dannosi modelli comportamentali. Negli ultimi anni abbiamo sentito spesso parlare di mascolinità tossica. Il termine è stato coniato negli anni 80 del Novecento dallo psicologo americano Shepherd Bliss, che definiva alcuni aspetti della mascolinità nelle società patriarcali. Ma che cosa significa mascolinità tossica e come si manifesta oggi nella nostra società? Se vuoi essere considerato uomo, devi essere uomo. Questa è una frase che i maschi si sentono ripetere sin dalla giovane età e diventa l'unico modello da seguire per sentirsi realizzati. Ma incarnare lo stereotipo dell'uomo di successo non è facile. La pressione sociale a cui un maschio è sottoposto è enorme e chi non è in grado di interpretare con successo il ruolo viene messo ai margini della società e additato come diverso. Se da una parte il maschio, per essere considerato un vero uomo, deve seguire questo codice di comportamento, dall'altra le donne allo stesso modo devono seguire dei modelli di comportamento ben definiti. Una vera donna ama la danza, il colore rosa, ha un animo sensibile, deve essere educata, aspirare alla maternità e ad una vita familiare. Se questo è stato sino ad oggi il modello prevalente nella nostra società, non stupisce vedere che i ruoli di maggiore responsabilità, come ad esempio nel mondo del lavoro, della politica, della scienza, sono in gran parte occupati dagli uomini, mentre le donne occupano ruoli minori o subalterni. Questa disparità di genere è molto antica e radicata nella nostra società. I valori del femminile e del maschile sono inculcati sin dalla giovane età e per comprenderlo è sufficiente entrare in un negozio di giocattoli per bambini e notare le differenze che esistono tra i giochi per maschietti e femminucce. Crescere con modelli culturali del genere è pericoloso e a farne le spese sono gli stessi uomini che molto spesso non sono più in grado di parlare o esprimere i propri sentimenti, non possono mostrarsi deboli anche quando ne avrebbero bisogno o si sentono schiacciati dalla pressione di non essere perfetti. Se da una parte molti uomini fanno fatica ad accettarsi e vivono in perenne disagio perché non rispondono a quel modello che la società impone, dall'altra molte donne vivono ingabbiate in uno stereotipo che le vede madri e mogli. Il modello della mascolinità tossica può inoltre sfociare nella misoginia e nell'omofobia, può favorire la violenza verso tutto ciò che è visto come diverso e sarà solo sconfiggendo questo modello culturale che potremmo eliminare tutti quegli stereotipi che si ripercuotono anche nella disparità di diritti tra uomini e donne.